Bentornati ragazzi, sono Startup 52. Oggi continueremo la nostra avventura su Mario e Luigi, viaggio al centro di Bowser. Nello scorso episodio abbiamo fatto la boss fight contro la madre di Torci Bruco, la signora Bruco. Abbiamo recuperato il Banzai Bill e un attimo perché devo leggere, mi sa. Salvate la vita al nostro padrone Bowser. Rianimate il nostro padrone Bowser. Noi, Savi Globin. Noi, esseri nati dall'evoluzione massima dello spirito dell'emoglobin. Noi, Savi Globin. Noi, esseri dotati di arti caduchi generati dalle vibrazioni dello spirito. Vi abbiamo attesi in codesto luogo mistico per sussurrarvi che l'energia vitale del nostro padrone Bowser sta per esaurirsi. Di fianco a noi potete vedere un emoglobin che vi permetterà di salvare. Indi, per spronare la rinascita del nostro padrone Bowser, vi preghiamo di salpare con queste barche e ripristinare l'adrenalina. Volete salpare? Sì, perché abbiamo salvato ieri quando ci siamo salutati, quindi possiamo andare avanti. E non è finita qua, vero? No. Che cosa dovremmo fare con quella barra di adrenalina? Me lo devi spiegare tu, perché ovviamente io non lo so. Questa roba è adrenalina? Mario, tu devi colpire l'adrenalina rossa. Ah, ho capito. Dovete colpire l'adrenalina con i cannoni. Questa è verde, perciò tocca a Luigi. Va un po' a sinistra. L'adrenalina colpita va a riempire la barra. E se riempiamo la barra, Bowser dovrebbe rialzarsi. Mario, colpisci quelle rosse. Luigi, tu occupati di quelle verde. Non confondetevi. Facile a dirsi, Ovviamente, sempre con sti colori del cavolo. Quindi ragazzi, preparatevi perché stiamo per sbagliare un sacco di volte. Ma nel frattempo però, rosso e verde. In realtà, cos'è questa? Se potessi parlare magari. Non basterà un colpo per rispedirla indietro. Mario, Luigi, concentrate il fuoco dei vostri cannoni e premete A e B insieme, giusto? Ecco, grazie. Ok, va bene, lo facciamo subito. Simpatico comunque, mi sta piacendo anche quest'altra cosa. Ok, se solo riuscissi a colpirlo. Comunque, ci prepariamo a sbagliare. Per fortuna in realtà sono abbastanza notabili. Questo rosso e questo verde sono di una tonalità molto chiara per il verde e scura per il rosso. Quindi si riesco a notarli. Tra l'altro sto notando pure che se non le prendo non è un problema, a quanto pare. Basta che non mi faccio colpire, secondo me, visti quei piccoli tre cuori che ci sono lì. No, anche, ok. Quindi, no, ecco, vedi. Va bene, mi spiegami con i cuori, va benissimo. Quando la adrenalina colpisce una delle vostre barche perdete un cuore. State attenti. Grazie, cioè, wow, me ne sono accorto, non è che me lo dovevi venire a spiegare tu di nuovo, va bene. Allora, comunque, non è così tanto difficile alla fine. È più il fastidio, anzi, in realtà anche confondervi tra i tasti. Ed è meglio a sto punto evitare tutto quello che si può evitare. Cioè, se non siete sicuri di quello che state facendo, evitate e state a posto. Infatti, ha funzionato sempre evitare, nel mio caso. L'energia sta tornando. E non abbiamo ancora finito? No, ok. Un attimo, perché sto per perdere un'altra volta, ma non è un problema. Perché tanto vi farò iniziare da capo e basta, è vero, poi lo dovete fare più volte, ma uno si accontenta, lo facciamo più volte e basta, però se non perdiamo è sicuramente meglio, quindi... ok, adrenalina distrutta adesso, Bowser dovrebbe essere in grado di rialzarsi. Vediamo. Cosa succede? Il castello si muove da solo. Cosa? Cos'è? È grande, tre grande. È grande, tre grande. Showtime.
Ruota la console in verticale? Cosa? Un attimo. Ok, non è facilissimo adesso. Spero che mi sentite bene perché. Ok. Sommo Bowser! Sua enormità, va tutto bene? Vuole una spiegazione sui combattimenti quando diventa gigantesco? Direi assolutamente di sì. Spara. Allora le spiego brevemente. Sembra Bowser, ma è enorme. Esploratori! Voi va e scopre cos'è quello là. Cosa quello è? Vabbè, è uguale. Nobile Grugnosauro, lasci fare a noi. Ah, perfetto. Possiamo allenarci con i pugni? Spiegami, sono troppo curioso adesso. Vedi, adesso mi serve per forza. Tocca il pugno, ok, tocchiamo il pugno, il disegno, va bene, il disegno del pugno. Vai. E devo usare, ok, prima dell'attacco apparirà una freccia sullo schermo. Lo stilo deve scorrere verso destra seguendo la freccia. Fai scorrere lo stilo verso destra rapidamente, ok, va bene. Che spettacolo! Che colpo sublime, un pugno davvero perfetto. Vuoi provarci ancora? Facciamo di sì, perché alleniamoci. E poi dobbiamo capire se la freccia c'è sempre. Oppure se dobbiamo fare tempismo ancora, perché Bowser ovviamente utilizza il tempismo sia con le fiamme che col pugno. Ok, ho fatto fantastico e ho tirato con la freccia preciso quando Bowser è tornato indietro. Quindi forse sì, ma potrebbe essere di no. Tra l'altro la freccia quindi a quanto pare esce sempre. Stavolta sono usciti diversi nemici piccoli. Usi il fuoco per sbarazzarsene. Assolutamente sì, va bene, proviamo col fuoco. Tocca il disegno del fuoco, bellissimo. No. Dopo aver preso fiato apparirà l'icona del soffio sullo schermo. Ok. È un problema. Bisogna soffiare a lungo nel microfono della console. Allora, provo, ma ovviamente a voi taglio tutte le prove che faccio. Il problema è che non va, non funziona, non va. Ma rimango così bloccato nel limbo per sempre o il gioco andrà avanti da solo dopo un po'? C'è un problema perché qua non funziona niente. Nessun microfono mi funziona. Li sto provando, ne ho tre. E non me ne funziona nessuno. Ho provato anche quello del controller che sto utilizzando per giocare, anche se adesso devo utilizzare la console. Ok, il gioco va avanti dopo un po'. Ok, vi potrò tagliare qualcosa se succede che devo usare il fuoco, ma questo è un problema magari per una boss fight più difficile avanti. Vabbè, non fa niente. Ci riusciremo, ci riusciremo. Di nuovo il fuoco, giusto per vedere se funziona. Ma come detto, non va. No, non va assolutamente niente. Non posso di certo lasciarvi il soffio nel microfono io. Però sappiate che mi sta per mancare l'aria. Anche perché sono nella stanza chiuso. E soffiare così tante volte non è molto salutare. Va bene, allora facciamo che il fuoco, se possibile, lo evitiamo. Perché per adesso non mi funziona niente. Poi farò i test del microfono, visto che ci sono all'inizio del gioco, prima di fare inizio a giocare, e vedo se succede qualcosa. Voi va vicino e osserva bene a fondo. Si sta avvicinando, è il momento giusto per il pugno difensivo. Ok, avevo letto bene. Basterà far scorrere rapidamente lo stilo da sinistra a destra. Ok, ci sono. Fai scorrere lo stilo. Ok, un attimo. Ok. Tempismo quando vedo la navicella nello schermo inferiore, che in realtà adesso per voi è quello di sinistra. Va bene. No, va bene, ho capito come si contrattacca. Ok, allora. Ancora tutorial oppure. No. Stavolta sono saltati fuori dei tanti nemici piccoli. Un'altra volta il fuoco? È un problema. Li sistemi con le palle di fuoco. Ok, un attimo, potrebbe non essere. La direzione delle palle di fuoco viene scelta con un tocco. Ok, meglio. Questo mi piace di più come fuoco. Ok. Ah, ok, fammi provare. Prova a premere qua. No, un po' troppo. Ok. Più in basso e così. Perfetto, ok, penso di aver capito. Questo lo rifacciamo però. Dopo molti colpi le palle di fuoco si riducono. Cerchi di prendere bene la mira senza sprecare fiato. Ok. Non come ho fatto io prima, veramente. Ho dovuto bere tanto e quindi ovviamente non so se ve ne siete accorti dal taglio. Penso di sì. Però va bene. Mi mancava l'aria, veramente, dopo tutti quei soffi e comunque non ha funzionato nessun microfono. Allora, abbastanza facile questo. Direi che possiamo andare avanti.
Bene, tutorial finiti, immagino che abbiamo finito con i contrattacchi. Nobile grugnosauro, quell'essere gigantesco è proprio Bowser. Sì, sono proprio io. Cosa? Io immaginava. Più fastidioso di Zanzara, ma io adesso distrugge. All'attacco, sono Bowser. Grande Bowser, siamo tutti con lei. Lasciate fare a me. Ok, ci siamo. Adesso col fuoco direi di evitare, a meno che non lo dobbiamo usare per forza. Se lo dobbiamo usare per forza, ovviamente vi taglio tutto il tempo che non posso soffiare per utilizzarlo. Comunque, mi sta piacendo un sacco. La vita del castello la vedete in basso nello schermo, che tecnicamente dovreste vedere a destra. Tra l'altro, questa cosa non dico che è un problema, però non ho idea di come ho messo gli schermi. Sicuramente uno sta a sinistra e l'altro a destra, questo è poco ma sicuro. Potrei pure averli riattaccati a questo punto, piuttosto che lasciarli separati, così da farvi vedere proprio come lo vedo io. Non... sì, in realtà. Però comunque, ora che ci penso, non ho idea. Perché se... no, vabbè, no, questo è ovviamente un mio problema che arriverà dopo, quando devo mettere il video sullo sfondo e tutto il resto. Quindi forse state vedendo i due schermi bene, girati nel verso giusto, questo è poco ma sicuro. Però forse avete anche la cornice dello sfondo, perché sennò poi dopo non... Però ho sicuramente Mario e Luigi che normalmente ci sono, potrei pure averli lasciati. Però sono coperti da uno, dallo schermo di destra. Sì, mi sa che è così, ma è anche perché è il modo migliore per farvi vedere qualcosa. Vi lascio solamente il bordicino dello sfondo e basta. Penso di sì. Va bene, comunque, ci siamo quasi. Purtroppo il fuoco l'abbiamo dovuto usare, ma vabbè, se fa parte della boss fight, ma è normale. Anche perché Bowser utilizza il fuoco, siamo abituati anche noi ad usare il fuoco, purtroppo. Ovviamente voi non state vedendo niente, anche se vi posso dire che in questo caso ci sta mettendo molto meno rispetto a prima ad utilizzarlo. Facciamo un 3-4 secondi, quindi poco, pochissimo. Però ve lo taglio lo stesso, perché potrebbe essere un fastidio avere Bowser fermo lì per 3 secondi e poi che lo sputa. Quindi potrebbe essere che magari il microfono funziona ma non benissimo, e nel frattempo che io parlo il gioco capisce che magari c'è un microfono che sta funzionando, e quindi fa un attacco col fuoco, ma lo fa con poca forza, e infatti esce scritto ok, proprio perché non sto utilizzando appieno il microfono. Non lo possiamo sapere, purtroppo. Comunque, tecnicamente abbiamo finito. Sì, il castello esplode. In realtà mi dispiace per Bowser, sai com'è, è subito il castello. Però noi abbiamo vinto questa boss fight. È bellissima. Cioè, io non ho assolutamente più niente da dire a questo gioco. Nessuno diceva a me che lui diventa gigante. Dovessi crescere un po', stupido suino. Ok, pensavo di dover soffiare io adesso. Maledetta tartaruga, io aspetto che tu torna normale. Boss fight finita e si sale di livello per Bowser. Questo è anche... guarda là, eccoci. Chissà se è stato studiato apposta. Classe argento per Bowser. Anche con lui possiamo avere due equipaggiamenti, ma va bene. Immaginavo fosse questo. Ce la faccio a premere... ecco, ovviamente dove se non sulla velocità. C'è stato un piccolo problema, che non cliccava bene sul bonus, e quindi purtroppo ho preso uno in velocità. Volevo prendere le corna, stavo dicendo i baffi, non li ha Bowser. Però volevo prendere le corna, ma vabbè. Accontentiamoci questo più uno in velocità, che a Bowser mi sa che non serve proprio. Ok, Bowser è tornato normale ed è caduto, quindi anche gli schermi ora in questo momento dovrebbero essere tornati normali. Chissà come avrò fatto, un cambio drastico oppure... vabbè, non lo so. È fantastico! Cosa è successo al mio corpo? Ho provato a far reagire il tuo corpo per tirarti fuori dai pasticci. E sei diventato gigantesco. Dici sul serio? Adesso sarà uno scherzo sbarazzarmi di sogghigno. Mi spiace tanto, ma sembra che funzioni solo quando sei davvero in pericolo. Che fregatura. Vabbè, pazienza.
Per uno come me sarà comunque facile anche rimanendo di questa misura. Non manca molto al castello, ma all'attacco! Guarda, io lo so che dura poco questo episodio, però quello che è successo è dell'incredibile e mi è piaciuto un sacco. Sicuramente è uno degli episodi più belli per ora questo. Boss fight ovviamente un pochino così e così, sicuramente la boss fight migliore che abbiamo fatto per ora. Forse è più bella quella con la statua, perché la statua era una bella gimmick. Però ovviamente la più difficile è quella che abbiamo fatto ieri. Non ho detto cosa abbiamo fatto nello scorso episodio in tutto questo, però ormai è finito questo, quindi va bene così. Detto questo ragazzi, vi saluto. Vi ricordo di iscrivervi al canale se siete interessati ai miei contenuti, di lasciare un like se vi è piaciuto, di commentare e condividere con tutti i vostri amici. Se volete in descrizione c'è il link del mio Instagram, potete seguirmi. E noi ci sentiamo al prossimo video.